Buongiorno, buongiorno amici sportivi del Mala, appassionati di Coppa America, ci siamo ancora una volta. Siamo alla seconda giornata della finale di Prada Cup con il commento della regata numero 3 e numero 4, con la sfida affascinante tra Luna Rossa e il team Ineos UK, Italia contro Inghilterra. Ieri, dominio di Luna Rossa, fra pochissimo vi racconto com'è andata oggi. Prima però di andare a bombe con le vele spiegate e con i minimi dettagli, invito ancora chi non l'ha fatto di iscriversi al canale YouTube del Mala. È facilissimo, basta solo fare un clic e rendere felice il Mala. Vi chiedo anche di lasciare il like se siete felicissimi di questa performance straordinaria di Luna Rossa e di condividere il video con tutti i vostri amici appassionati di vela e di sport in generale, e lasciate, vi prego, qua sotto un vostro commento su questa prestazione davvero straordinaria ancora una volta di Luna Rossa Prada Pirelli contro un team inglese nettamente in difficoltà. Ieri avevamo palesato la grande difficoltà degli inglesi in partenza. Ebbene, oggi praticamente mi devo fare un commento abbastanza speculare a quello di ieri, perché nonostante condizioni meteo un pochino più nuvolose rispetto alla giornata di ieri e con un vento ancora molto importante su tutto il campo di regata, parliamo di 14-18 nodi, ma ragazzi, nella regata numero 3 della finale di Prada Cup, la prima di questa notte, ragazzi, abbiamo visto ancora una volta come Luna Rossa in partenza è imbattibile. Gli inglesi non hanno fatto degli errori grossissimi e grossolani, ma Luna Rossa sia nella prima regata che nella seconda ha controllato semplicemente in maniera perfetta tutte le mosse degli inglesi, e appunto nella prima regata è stata molto spettacolare perché ogni mossa degli inglesi Luna Rossa ribatteva alla perfezione, controllando praticamente ogni virata e ogni strambata che gli inglesi hanno compiuto, e praticamente sono portati a casa il terzo punto in questa maniera, appunto controllando l'avversario e lasciando anche forse stare per 2 secondi le zone con più vento e con meno vento, e concentrandosi molto molto di più sul difendere il vantaggio che diciamo hanno accumulato gli uomini Luna Rossa nella fase di partenza, che veramente è stata fondamentale. Poi ripeto, da quel momento in poi fino praticamente a tutta la regata, diciamo che Luna Rossa ha controllato le mosse del team inglese e non ha avuto praticamente diritto di replica agli inglesi, perché appunto Luna Rossa ha fatto le manovre speculari a controllare gli avversari. E cosa vuoi dire a Luna Rossa? Cioè, ancora una volta, grande condizione a livello aerodinamica della propria barca, grande comunicazione a bordo, straordinari. Hanno vinto con un vantaggio comunque un pochino residuo di 13 secondi. Però ragazzi, si conferma ancora una volta come nei lati di andata, i cosiddetti lati di bolina, quindi nei lati con vento contrario, si sono dimostrati nettamente migliori rispetto agli inglesi, mentre sul lato di poppa e quindi con il vento a favore le prestazioni erano abbastanza lineari, abbastanza uguali. Però comunque Luna Rossa ha guadagnato tantissimo terreno nei lati di vento contrario, e quindi davvero ottima prestazione la prima regata da parte degli uomini di Luna Rossa. Nella seconda regata, ragazzi, mi tocca fare praticamente quasi lo stesso commento rispetto alla prima regata, nonostante una, diciamo, partenza molto pericolosa da parte degli inglesi, che insomma hanno rischiato tantissimo in fase di prepartenza quando la loro barca è decollata in maniera importante, un po' stile americano, come nella regata che si è svolta durante il round robin. E ragazzi, lì avevamo temuto il peggio, ma per fortuna poi gli inglesi hanno ripreso bene e addirittura stavano per lanciarsi molto bene, ma Luna Rossa ha chiuso ancora una volta la finestra e hanno dovuto fare una manovra di rimessa agli inglesi, perdendo molta velocità e avvantaggiando ancora una volta il team italiano. Poi nei primi due lati della seconda regata di stanotte abbiamo visto ancora una volta
applicherà la stessa tattica da parte di Luna Rossa, ovvero controllare gli avversari e marcando veramente strettamente le mosse degli inglesi. Poi però nella terza tornata, quando nel secondo lato di Bolina, quando gli inglesi diciamo hanno visto che c'era più vento nella zona di confine del campo di regata, detta in maniera tecnica nella zona del Boundary, hanno superato i limiti del campo di regate e hanno incorso in una penalità che insomma è stata determinante per il risultato finale, perché da poi lì diciamo hanno perso una decina di secondi abbastanza fondamentali per comunque cercare di inventarsi qualcosa, di rimediare il distacco. E poi da lì veramente non c'è stata partita. Ancora una volta Luna Rossa si è gestita alla grande con un'altra fantastica regata. E ragazzi, poi da quel momento in poi Luna Rossa ha seguito più il vento che comunque coprire gli avversari, e hanno fatto un'altra mossa corretta il team italiano, veramente, perché insomma hanno fatto un'altra regata superba e superlativa, hanno navigato in maniera meravigliosa. Infatti il risultato finale della quarta regata dice che l'Italia ancora una volta ha vinto con 41 secondi di vantaggio sul team inglese. Ancora una volta i tratti di vento contrario Luna Rossa li gestisce nettamente meglio rispetto al team inglese. Le velocità per quanto riguarda invece i tratti di vento a favore comunque sono medesimi, sono praticamente uguali, ma Luna Rossa dà comunque la sensazione di dare qualcosina in più nelle fasi in cui bisogna navigare col vento a favore. Le velocità massime invece, molto sorprendentemente, invece bisogna darle ancora una volta a favore di Luna Rossa. E ragazzi, niente da dire, cioè bisogna ancora festeggiare e godere, perché insomma bisogna registrare il 4-0, il poker d'assi da parte dei nostri uomini di Luna Rossa contro il team inglese, che ragazzi, 4 regate, 4 volte in difficoltà, soprattutto in fase di prepartenza. Cioè ragazzi, è un qualcosa di molto sorprendente che non avevo preventivato nella vigilia. Luna Rossa ancora una volta ha applicato le correzioni dagli errori passati di Round Robin e veramente si sta cioè mi tocca anche essere ripetitivo, ma devo ammettere che ancora una volta si sta dimostrando Luna Rossa di aver imparato gli errori dei Round Robin grazie alle regate che ha potuto fare nella semifinale contro gli americani. Cioè questo fattore sta veramente entrando forse, come dire, come un fattore principale per la buona riuscita fino adesso di queste primissime regate di finale da parte di Luna Rossa. L'Inghilterra che ragazzi è già sotto 4-0 su 4 regate, non dico che sia già finita perché bisogna vincerne 7 per andare poi a giocarsi le regate dell'America's Cup contro la Nuova Zelanda, però ragazzi 4-0 subito sotto è molto molto complicata davvero. Non riesco veramente a pensare come gli inglesi possano rimediare a questo 4-0. Poi purtroppo, notizia dell'ultima ora, purtroppo la Nuova Zelanda ha proclamato 3 giorni di lockdown totale per 3 casi di Covid. Quindi già da qua possiamo capire come gestiscono la situazione rispetto qui nei paesi dell'Europa. E ragazzi, ora non si sa se si può fare le regate di prova, perché si dovevano tenere le regate, altre 2 regate nella giornata di mercoledì, ma casualmente diciamo giustamente sono state posticipate a data da destinarsi. Quindi fino a questo momento abbiamo le prossime regate fissate la giornata di venerdì, ma bisogna sapere quando verranno recuperate eventualmente le regate di mercoledì. Dobbiamo risentirci più avanti, ora ci saranno un po' di giorni di riposo anche caso appunto di questo lockdown, ma ragazzi oggi bisogna ancora godere perché Luna Rossa è stata ancora una volta meravigliosa a regatare. E quindi ci vediamo nei prossimi giorni per commentare insieme a voi la quinta e la sesta regata della finale di Prada Cup tra Luna Rossa e il team Ineos UK, una Luna Rossa che fino a questo momento è stata meravigliosa!